Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un alimento che è molto utilizzato durante le diete, durante il periodo estivo in generale, perché ha dei valori nutrizionali che ne favoriscono appunto l'utilizzo durante le diete, ma anche delle proprietà cosmetiche importanti, per cui viene utilizzato molto anche per la cura della pelle. Stiamo parlando del cetriolo. Il cetriolo è appunto un ortaggio, anche se da un punto di vista strettamente botanico parliamo di un frutto, ma ovviamente l'utilizzo che se ne fa da un punto di vista alimentare e nutrizionale è quello classico degli ortaggi. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee e deriva da una pianta rampicante ad andamento strisciante ed è caratterizzata appunto da questa forma allungata simile alla zucchina con una buccia molto spessa di colore verde scuro con diverse protuberanze e all'interno una polpa dal gusto diciamo un po' acidulo ma comunque succoso e dal colore abbastanza chiaro contenente all'interno diversi semi bianchi. Ne esistono di diverse varietà, si differenziano per il colore più o meno intenso della buccia e un po' per la grandezza. Ovviamente, come vedremo più avanti, abbiamo detto già delle poche calorie per cui viene utilizzato durante il periodo delle diete, soprattutto d'estate perché si presta bene a preparare delle insalate fresche estive, ma anche essendo molto ricco di acqua, anche per preparare dei succhi, delle bevande ad effetto rinfrescante. Può essere consumato anche cotto e la buccia è anch'essa commestibile. Dicevamo appunto che contiene poche calorie, solo 14 per 100 grammi. È molto ricco però in micronutrienti, quindi sali minerali, soprattutto calcio, fosforo, potassio, magnesio e vitamine come la vitamina C, le vitamine del gruppo B e la vitamina K. Quindi, grazie alle poche calorie, alla ricchezza di acqua e di fibre, come abbiamo detto più volte, viene molto utilizzato durante le diete, anche perché le fibre aiutano a raggiungere il giusto senso di sazietà e può essere utilizzato anche come un valido spuntino, quindi anche per spezzare la fame tra un pasto ed un altro. Abbiamo detto che contiene molta acqua, ma anche potassio, quindi ha un ottimo effetto idratante, rinfrescante, ma anche diuretico e depurativo, per cui può essere utile per contrastare la ritenzione idrica, la cellulite, ma anche per tenere sotto controllo i valori di pressione arteriosa. Le fibre inoltre aiutano, facilitano il transito intestinale contrastando la stitichezza, ma sempre le fibre, anche grazie alla presenza degli steroli, contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo, quindi aiutando a prevenire tutte quelle patologie cardiovascolari. Ha un indice glicemico basso, pari a 15, e quindi può essere consumato anche dai diabetici. Diversi studi ne hanno dimostrato l'efficacia nella prevenzione dei calcoli e anche quindi della gotta. Ha diverse sostanze antiossidanti per cui ci aiuta a contrastare i radicali liberi, questo grazie appunto alla vitamina C, ma non sono le uniche molecole antiossidanti perché abbiamo anche la luteina, la zeaxantina e il beta-carotene. Un alimento quindi con diverse proprietà benefiche, ma che ovviamente contiene o può avere anche degli effetti collaterali delle controindicazioni. Sicuramente ne devono fare, non ne devono anzi consumare per nulla chi è allergico ovviamente, ma anche per esempio le donne in allattamento perché può dare un gusto un po' sgradito al latte. Ovviamente la buccia può contenere vitamina K, quindi è sconsigliato per chi è in terapia anticoagulante. Infine, può risultare un po' difficile da digerire, per cui viene sconsigliato, per esempio, a chi soffre di disturbi gastrici, ma anche a chi soffre di colite, questo per la grande ricchezza di fibre contenute in questo alimento. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che trovate sul sito, sui social di Cilento Channel, così come anche sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande sugli argomenti trattati o per proporre dei nuovi
dei nuovi argomenti. E ci rivediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!